Chissà se i nemici gli daranno atto almeno questa volta, perché la notizia è che Claudio Lotito ha salvato, tra virgolette, il calcio italiano. Ciao a tutti da Vittorio, parliamo di un problema gravissimo. Ne abbiamo già affrontato in passato, Luca Ciampi ha fatto un paio di video a riguardo, perché il governo italiano, grazie a Claudio Lotito, ha salvato il calcio italiano. Che cosa è successo? Lo sapete tutti, l'abbiamo detto più volte. I club di calcio di Serie A, ma anche di Serie B e Serie C, avevano una scadenza importante, ovvero pagare 500 milioni di debito al fisco italiano. Una cifra importante, una cifra difficile da racimolare, soprattutto per i club fortemente indebitati. Insomma, erano delle spese importantissime, non solo per la Lazio, ma per tutti i club coinvolti. E abbiamo visto che nelle ultime settimane Lotito, eletto finalmente al Parlamento, aveva spinto per trovare un accordo, una forma di rateizzazione del debito, ovvero posticipare il pagamento, pagarlo in varie tranche per ripagare interamente il debito, perché alla scadenza di dicembre 2022 nessun club sarebbe riuscito a pagare il debito col fisco. Sappiamo che il neo ministro dello sport era fortemente contrario. E questo aveva fatto pensare al peggio, ovvero che il governo non avrebbe accolto la richiesta della Serie A e in particolare di Lotito per rateizzare il fisco. E invece, per fortuna, nonostante il ministro Abodi fosse contrario, il governo ha accettato questa rateizzazione del fisco. Quindi, sostanzialmente, che succederà? I club avranno 5 anni per pagare i 500 milioni dovuti al fisco, e questo fa decisamente respirare il calcio italiano, perché il governo ha accolto la richiesta di Claudio Lotito, che ha spinto fortemente per creare un emendamento, decreto aiuti ter verrà chiamato, per aiutare i club di calcio che hanno una zavorra pesantissima, ovvero quasi 500 milioni di euro. E attenzione, perché è vero che la Lazio è la seconda squadra più indebitata, ma non bisogna dimenticare che ci sono tante squadre, anche di Serie B e Lega Pro, che sono in una situazione difficile con il fisco. E se la Lazio, tutto sommato, avendo pochi debiti, poteva chiedere un prestito in banca e pagare abbastanza facilmente questo debito, il discorso sarebbe stato molto diverso per altri club fortemente indebitati come la Juve, l'Inter, la Roma, eccetera. E quindi Lotito non ha salvato la Lazio, come sono convinto scriverà qualcuno, ma ha salvato il calcio italiano, perché, ripeto, la Lazio era fortemente indebitata, ma altri club già in rosso sarebbero stati in grande difficoltà per pagare questo debito con il fisco. Debito che, ripeto, sarà pagato con una mora del 3% in 5 anni, e quindi i club dovrebbero agevolmente riuscire a pagare questo debito. Da segnalare che c'era una squadra di Serie A che era contraria, ovvero la Fiorentina, l'unica che aveva continuamente pagato il fisco, perché era stato concesso ai club di calcio di posticipare i pagamenti del fisco, mentre la Fiorentina li ha continuati a pagare. La Fiorentina si è lamentata perché dice: perché chi rispetta le regole, ha pagato mese per mese o ha accantonato in vista di questa scadenza la somma necessaria, deve essere penalizzata da un cambio delle regole in corsa? Una valutazione ovviamente corretta. Sappiamo che però il calcio italiano è fortemente in crisi, in difficoltà, e quindi questa era una mossa necessaria. Mossa necessaria, spinta fortemente da Lotito, che ha lavorato in Parlamento appunto per questo decreto, ma ha, tra virgolette, rovinato i rapporti con il ministro dello sport Abodi, che già prima non era un grandissimo amico di Lotito, e adesso, dopo questa mossa, sicuramente il loro rapporto non sarà migliore. Però Lotito sicuramente si sarà fatto amico Lorenzo Casini, il presidente della Lega Serie A, che ha più volte ribadito la necessità di posticipare, di rateizzare questo debito col fisco, altrimenti la Serie A sarebbe andata a rotoli. Quindi molti hanno esaltato Andrea Agnelli nel passato, Marotta, eccetera, eccetera. Lotito è effettivamente quello che in questo caso ha salvato il calcio italiano. Vedremo se i nemici, penso a Cairo, penso alla Juventus, eccetera, riconosceranno questo merito a Claudio Lotito. Credo di no, però l'importante è che la Lazio potrà realizzare il debito col fisco, la Lazio come tutte le altre squadre, attenzione. E quindi questa è una notizia positiva per tutti i club italiani di calcio. Ciao, alla prossima!